Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli della Procura di Napoli, nonché capo carismatico del pool Antigamorra. E questo si deve dire, è la verità, io sono per la verità. Come sta? Bene, grazie, buonasera a tutti. Ho voluto fortemente questa intervista e lei gentilmente me l'ha concessa inserendomi nella sua agenda lavorativa, perché volevo complimentarmi con lei per il fatto di Noemi, la bimba che diciamo è stata ferita in un agguato di camorra, e insomma lei in brevissimo, proprio pochissimi giorni, è riuscito ad assicurare alla giustizia i responsabili. Tutti le siamo grati, io particolarmente, io sono napoletana, quindi mi unisco a tutti i napoletani, ma a tutti quelli che hanno seguito questo caso di questa bimba che è stata tra la vita e la morte. Non le chiedo niente dell'inchiesta, quello che mi vuole dire è che si può dire, noi la ringraziamo perché ha visto tutti i titoli nei giornali, possiamo godere di questo riscatto collettivo. No, soltanto che ovviamente questo risultato, insomma, è dipeso in primo luogo dai sostituti procuratori che hanno lavorato alle indagini, che sono stati molto bravi, e dalla polizia giudiziaria che ha fatto un lavoro molto significativo, ritenuto appunto affidabile. Sotto la sua egida? Sotto il mio coordinamento, hanno fatto un... ritenuto affidabile da parte dei giudici che si sono occupati del caso. Siamo contenti perché ovviamente era un caso che aveva molto angosciato l'opinione pubblica, e al quale la Procura ha fornito una risposta molto rapida, perché sostanzialmente Rapidissima. È passata di una settimana. E insomma andiamo avanti con le nostre emergenze. Dobbiamo dire che Napoli in questo periodo sta attraversando un periodo di crisi, per queste stese che ci sono, le strade sembrano non essere tanto sicure, non si sa che cosa fare, tanto avvengono mattina, mezzogiorno, sera, e insomma si sta un po' in allerta. Sapere una notizia di queste ci dà speranza, che a parte la giustizia sia rapida, ma soprattutto in un futuro migliore, in modo che tutto si tranquillizzi. A proposito di questa bimba, ha detto il suo pensiero anche il procuratore nazionale Cafiero De Rao, e dicendo di questa bimba che ci ha fatto stare in pensiero tutti, meno male adesso sta meglio, si alimenta da solo, parla e tutto a posto. Certo, la riabilitazione sarà lunga, ma l'importante è che sia salva. Diceva il procuratore, ormai è ora di finirla, bisogna combattere in maniera più diretta questa criminalità organizzata, dice, bisogna passare da una strategia dell'attesa a una dell'attacco, e lui vedrebbe bene il famoso modello Caserta, se lo ricorda, quello del 2008, quando ci fu quel periodo delle stese di Setola, e ci fu una grande sinergia tra voi magistrati e le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito, ecco, tutti insieme. Ricordo il ministro del allora c'era il ministro Maroni, e veniva ogni mese per controllare tutta la situazione. Sarebbe auspicabile, secondo lei, questo modello Caserta anche per Napoli o no? Guardi, però devo dire che la situazione napoletana è una situazione che non presenta i tratti emergenziali che presentava appunto la provincia di Caserta. In particolare anche la Camorra ha delle caratteristiche differenti, soprattutto in tema di coinvolgimento, per esempio, nell'economia, con le pubbliche amministrazioni. Insomma, la Camorra e la provincia ha delle tradizioni un po' diverse da quella della Camorra forse cittadina. Anche per questo ci sono i tre pool diversi, uno per Napoli, uno per la provincia, di Caserta. Quindi io invece devo dire la verità, al di là di questi dei fatti che poi vanno sui giornali, credo che la situazione sia abbastanza sotto controllo a Napoli, nel senso che le organizzazioni, i fenomeni delinquenziali principali sono monitorati, riusciamo ad arrivare in tempo reale, e anche, per esempio, se uno pensa al numero degli omicidi, il fenomeno delle stese è quasi esaurito, va bene?
E anche se uno pensa al numero degli omicidi, dal gennaio 2019 a oggi si tratta di un numero di omicidi che, tenuto conto della popolazione, no, di Napoli, diciamo, è un numero di omicidi probabilmente in media a livello nazionale, insomma, Cioè, quindi quindi io lei non vede un credo. miglioramento, però è acclarato questo uso delle armi, nel senso che c'è uno, deve ammazzare una persona, se non fallisce al primo colpo, lo Sì, insegue. ma io non è che vedo un miglioramento dal punto di vista della ferocia o della efferatezza delle organizzazioni criminali. Le organizzazioni criminali ci sono molto pericolose, diciamo, vanno contrastate. Quello che io, insomma, francamente, credo che sia da rivedere è questo atteggiamento per cui c'è una situazione emergenziale a Napoli. In realtà, purtroppo, di Napoli si parla solo quando si verificano cose, di questo tipo. Quindi, Perciò io ho voluto questa, per dire questa bella cosa sua che ha fatto, ha realizzato, che dà speranza proprio, perché i napoletani proprio, e anch'io, ne abbiamo proprio bisogno. ma io, insomma, credo che la città stia reagendo, ci sono vari segni Collabora di più? insomma, c'è una maggiore collaborazione. Insomma, io credo che ci siano delle, come dire, possibilità di fare bene per l'avvenire, per noi e per tutti, per i cittadini in generale. Certamente, la giustizia è una cosa seria, si avrà a breve la riforma della giustizia e si pensa di abolire la prescrizione per avere un processo più giusto, più rapido. Ecco, ma sarà proprio così? Si riuscirà o si avrà l'effetto contrario? Non sarebbe meglio depenalizzare i reati minori e concentrare il processo più importante per i reati di criminalità organizzata, più di allarme sociale. Sicuramente, voglio dire, ma c'è di più perché in realtà questa è la strada principale. L'eliminazione della prescrizione in realtà, diciamo, non ha un fattore acceleratorio dei processi, anzi, per assurdo può determinare un fattore di rallentamento, perché Certo. ovviamente. Se gli organi giudicanti non hanno più il problema, la prospettiva della prescrizione, probabilmente potrebbero anche Allungarsi. perdere uno stimolo per accelerare la definizione dei Certo. procedimenti, appunto lo stimolo costituito dall'evitare la prescrizione. Poi, oltretutto, insomma, io credo che sia anche giusto che un cittadino che va sotto processo abbia anche un processo in tempi, come dire, ragionevoli, no? Insomma, non è che uno può stare 30 anni sotto processo ed essere Se l'è dimenticato condannato pure. quando è una persona completamente diversa da quella che ha commesso il reato, insomma. Certamente. Signor Procuratore, nel processo penale c'è bisogno oggi come oggi sempre di nuovi approcci. C'è quello tecnico, cioè magistrati ed avvocati, e c'è pure quello specialistico, fatto dalla figura diversa, adesso molto, diciamo, che ha preso molta importanza, lo psicologo. Perché è importante tanto lo psicologo, diciamo, nel processo penale? Oggi come oggi è indispensabile. Beh, innanzitutto praticamente, voglio dire, è importante nel processo minorile dove ci sono dei problemi diciamo, come Di dire, star vicino al sì, insomma, si ragazzino. avvicina anche a situazioni di debolezza, ma anche per esempio nei processi in cui i minori sono parti offese, dove è previsto appunto, diciamo, che l'assunzione delle informazioni avvenga con l'assistenza di uno psicologo. Cioè, il processo coinvolge una serie di soggetti che sono deboli ed è giusto che questi soggetti vengano in qualche maniera tutelati. Certo. Quindi questo è il motivo per cui nel È processo sempre di importante. più si ricorre a queste figure. Anche nelle carceri è importantissimo, Ebbene. perché anche il più incallito dei soggetti, quando sente chiudersi alle Certo. spalle il cancello del carcere, Sì. è problematico, è importante. Certo, ma queste sono situazioni di debolezza, poi non dobbiamo pensare al carcere come castigo, diciamo, di espiazione, Certo. cioè, diciamo, noi dobbiamo pensare A al recuperare. recupero del detenuto, insomma, e al fatto che anche il detenuto che ha commesso anche il reato più grave comunque è un essere umano
che in qualche maniera, diciamo, deve la cui umanità va riconosciuta avere. nel Certo. trattamento, Il insomma. fatto che le carceri sono molto affollate, nel 2013 la Corte europea ci aveva condannati per il degrado che c'è, il superaffollamento, e quello è il superaffollamento. È possibile secondo lei recuperare in carceri così affollate? È possibile? Beh, guardi, in carceri così affollate è impossibile fare qualunque cosa, cioè Detto perché bene. diciamo, insomma, manca la possibilità di assicurare appunto quel trattamento umano al quale facevamo prima riferimento. D'altra parte bisogna dire che in una società che ha una particolare tendenza a delinquere, diciamo, o comunque che vede un fenomeno di incremento dei fatti delinquenziali, forse bisognerebbe pensare a costruirne nuovi di carceri per Certo. poterli fare stare meglio, ma per non ridurre la condanna a un fatto puramente simbolico, Punitivo, perché insomma, certo. diciamo, poi è anche giusto che diciamo, se uno ha un. Vede, in molti paesi europei diciamo, le pene sono notevolmente più basse a quelle che sono in Italia, però vengono scontate e vengono scontate in condizioni umane, diciamo. Invece in Italia diciamo, si assiste a un fenomeno di espansione della pena, che insomma, vengono pene irrogate, pene molto pesanti, ma queste poi materialmente non vengono scontate, il che insomma francamente Questo è vero, è una però c'è cosa poco anche, seria. io l'altro giorno leggevo sul giornale, la Cassazione ha riconosciuto il modo di star male, diciamo, il trattamento inumano di due detenuti, ha riconosciuto il ricorso e quindi hanno diminuito la pena diciamo, in parallelo al danno loro subito. Certo, perché purtroppo, voglio dire, Perché non si questo. costruiscono queste carceri? Perché lo sappiamo tutti che se le dovrebbero costruire. E non si costruiscono perché non ci sono soldi, perché praticamente la costruzione è lunga, perché la costruzione comporta tutta una serie dei soliti problemi che si verificano ogni volta che si realizza un'opera pubblica. Insomma, innanzitutto Certo. mettere d'accordo 100 enti per poter dare il via alla costruzione e poi i soliti problemi, Sono dei problemi di insomma, infiltrazione, di cose, perché di sono appalti milioni e di cose euro che sostanzialmente circolano. girano. Certo. Dunque, signor Procuratore, il 23 maggio scorso è stato celebrato in tutta Italia l'anniversario di Falcone, la strage di Capaci. Lei è nella DDA, a capo del pool Anticamoro, e la DDA la istituì proprio Falcone, perché nel 92, mi pare, prima aveva costituito la DIA, poi la DDA, mi pare, giusto? No, Falcone insomma, aveva costituito un pool antimafia, diciamo, che avrebbe dovuto essere il capo della DNA, poi insomma, ci fu l'attentato in cui E trovò non la fu morte e fatto, però non lui fu aveva nominato. intuito che ci voleva un organo coordinato, diciamo, a livello nazionale, che dice potesse spostarsi agevolmente tra le province per controllare meglio il territorio. Sì, Quindi ma infatti lui non aveva costituito, e lui era stato, l'idea. stando al Ministero, aveva avuto l'idea, che tradottasi poi in legge, della costituzione delle DDA. Sì, in realtà, diciamo, ma questo è uno strumento straordinario nel contrasto alla criminalità organizzata, no? Diciamo, Certo. oggi pensare di tornare a 30 anni fa sarebbe una cosa Capito che le procure impraticabile. non potevano farcela da E solo non c'è dubbio. verso la criminalità grossa. Le inchieste di Falcone riguardavano soprattutto la criminalità organizzata, ma anche la criminalità economica. E lui scoprì proprio questi rapporti strani che c'erano tra politica, economia e criminalità organizzata. Diceva spesso, non so se lei se lo ricorda, il denaro, diceva, può non, la droga può non lasciare tracce, ma il denaro lo lascia di Sì. sicuro. Ecco perché lui attenzionava i documenti finanziari, gli scambi di assegni, perché diceva questo lei dell'economia e quindi Certo. la vita pubblica. Praticamente aveva, diciamo, preannunciato quello che poi stiamo vivendo oggi. Ci sono i due mali, la mafia e la corruzione, i mali sociali e la politica. Non che si disinteressi, però no, non vede con particolare attenzione, come se fosse il primo problema della sua vita. Ecco, pensavo che sia sempre, diciamo, più che altro affare dei magistrati, delle forze dell'ordine. Perché non affronta proprio in primis questo problema di mafia e corruzione che ledono, lo sappiamo, l'economia nostra.
Perché, voglio dire, in realtà, diciamo, non si comprende quello che la comprensione che manca è proprio che la camorra, la mafia, è diciamo, un'organizzazione che opera contro l'economia, cioè impedisce, come dire, lo sviluppo economico diciamo, del territorio in cui mette le sue radici. Io, infatti, quando insomma, ero in Calabria, dicevo che sostanzialmente con pochi soldi, diciamo, di investimento in strutture, insomma, si sarebbero poi ottenuti sicuramente molti più soldi in restituzione di tasse, e non in un tempo, diciamo, straordinariamente lungo, ma nel giro di un paio d'anni, voglio dire così. Quindi non è che bisognava investire chissà che cosa, ma non si riesce ad avere questo salto, soprattutto perché in realtà, diciamo, c'è la paura che lo strumento, offerto per il contrasto al mafioso possa poi, diciamo, in realtà, diciamo, essere utilizzato anche contro altre forme di criminalità economica, Certo, amministrativa e e così via. questo è. E questo, insomma, diciamo, questo rafforzamento dei poteri investigativi, della efficienza del processo, non viene visto, secondo me, positivamente, non è sempre stato visto positivamente dal legislatore. Ah, certo. Signor Procuratore, sono scoperte gare falsate nel porto di Napoli, ancora corruzione, turbativa d'asta, frode in pubblica fornitura, 7 arresti, 2 funzionari, 5 imprenditori, arresti eseguiti dalla Guardia Costiera, sotto, diciamo, su richiesta della Procura di Napoli. Sezione, si interessa la sezione reati contro la pubblica amministrazione. In una delle prime mie interviste alla sua persona, parlammo che lei diciamo, agli inizi si era interessato proprio della pubblica amministrazione, aveva scritto pure dei libri, mi Sì. pare, è vero, tantissime cose, e i reati contro la pubblica amministrazione. Ricordo che dicevamo pure che nel codice penale sono titolo secondo, capitolo secondo, sono destinati ad essere delitti, sono definiti delitti. Come mai, secondo lei, dopo tanti codici anticorruzione, si continua ancora a battere, si continua ancora ad approfittare dei soldi pubblici, come diceva Feltri in quel libro, chiamiamolo gli ladri, Sì. invece di dire corrotti qua e là, chiamiamoli ladri. È più. Perché si Perché insiste? diciamo, in realtà non c'è passione per il lavoro di amministratore. Cioè, chi fa l'amministratore non lo fa Per gli perché altri? vuole fare È qualcosa, certo, diciamo, per per gli altri, per. migliorare altri, ma lo fa chiaramente per se stesso. Cicero pro domo E per suo. se stesso, voglio dire, insomma, esclusa la fatica che uno deve mettere in qualunque lavoro, l'unico frutto che si può trarre è quello, diciamo, del prelievo di denaro pubblico, insomma. Poi Certo. bisogna dire che, diciamo, benché le sanzioni siano gravi, però, diciamo, le condanne sono poche, perché si tratta di reati difficili da provare, che spesso emergono a distanza di anni dal loro verificarsi. Sempre il processo che è lungo e si Sì, allunga. Si insomma, e quindi voglio dire, perde. destinati alla prescrizione. E insomma, alla fine Lei nella riforma della giustizia, da che partirebbe? Qual è la cosa più urgente da io fare? partirei diciamo, dalla riforma del processo, nel senso che, diciamo, ci sono da fare tutta una serie di microaggiustamenti per consentire la rapida celebrazione dei processi. In realtà il vero problema del processo è quello i veri problemi del processo sono due. Il primo è che praticamente il processo ricomincia continuamente, diciamo, è destinato a ricominciare continuamente. E È questo, insomma, ciclico. si fa, per, no, fa perdere un sacco di tempo, perché se ne va un Certo. componente del collegio e ricomincia, se ne, insomma, e ricomincia, eccetera, eccetera. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema sono quelle delle incompatibilità, è quello, diciamo, delle incompatibilità, per cui praticamente, voglio dire, alla fine, soprattutto nei tribunali più piccoli, per formare un collegio, per fare un processo, formare un Ci collegio vuole per fare un processo è tempo. complicatissimo, insomma, perché sono tutti incompatibili per vari modi, per vari motivi. Allora, il legislatore, secondo me, dovrebbe intervenire su questa cosa con una serie di interventi molto tecnici, finalizzati a questo scopo,
dovrebbe poi introdurre anche altri strumenti finalizzati a accelerare la durata del dibattimento. Insomma, questo è, secondo me, il punto fondamentale dell'efficienza della giustizia è quello, perché guardi, noi possiamo fare tutte le indagini che vogliamo, ma se poi questi qua non vengono condannati, diciamo, si perde la cosa. Sì, la cosa si perde, insomma. E diventa poi inutile. Sì. Praticamente. Signor Procuratore, al nord pure ci sono una serie di arresti in questo periodo. Negli anni 90 ci fu pure Mani Pulite e il teatro delle inchieste era Milano. E adesso ci avviamo, secondo lei, a una nuova Tangentopoli? Che i corrotti sono della grande, già tantissimi arresti anche a Milano, eh? Ma guardi, ma Tangentopoli in realtà, diciamo, insomma, in realtà al di là delle definizioni, no? Diciamo, Tangentopoli è stata anche il frutto di un determinato tipo di processo, insomma, che ora non esiste più, quindi non sarebbe neanche più concepibile, insomma. Ma il fenomeno della corruzione in realtà non si è mai arrestato, perché voglio dire, questo il fenomeno fatto. Della corruzione è ricominciato nel momento in cui si è visto che il 60-70%, il 50% a Milano e il 90% a Napoli di quelli che erano stati condannati o sottoposti a indagini sono stati archiviati o assolti. O, insomma, comunque non sono andati, non hanno avuto alcuna conseguenza. Allora là, insomma, la gente, come dire, questi soggetti hanno capito che tutto sommato, insomma, non rischiavano granché a continuare a commettere questi reati. E quindi sono recidivi? E insomma, sono recidivi oppure ce ne sono altri che si aggiungono, insomma, cioè, ma il punto fondamentale è che l'idea che si dovrebbe dare, insomma, da un punto di vista della repressione penale, è che la repressione deve avvenire, ma deve avvenire in maniera seria, certo. Cosa che invece noi non riusciamo a fare. Certo, perché uno reprime, però non c'è poi la conseguenza della repressione. La penetrazione sociale ormai al nord è acclarata, la criminalità organizzata, c'è la camorra, c'è l'andrangheta. Da poco c'è stata un'inchiesta, mi pare, alla Procura di Venezia, diciamo, rapporti, diciamo, un'inchiesta che ha riguardato Casal di Principe, Venezia e quant'altro. Ma sembra che non si voglia capire, diciamo, al nord, che c'è questa realtà, questa, non sono infiltrati, sono proprio radicati. In un'inchiesta, un'intercettazione, si è sentito uno che diceva di a quello che noi siamo casalesi di Eraclea, per dire siamo radicati qua. Come mai non sembra che non vogliano capire, non si capisca questo fatto? Forse cioè, hanno il, diciamo, il luogo comune, dice, non lo diciamo che c'è la mafia al nord, perché pare che uno getta discredito su un territorio. Sì, ma voglio dire, ci vorranno molti anni perché capiscano. Però discredito o non discredito, insomma, volenti o non è, la mafia al nord c'è, diciamo, è radicata, perché giustamente, insomma, c'è queste organizzazioni mafiose, insomma, da qualche parte devono pure spenderli i soldi. E certo. E, diciamo, o comunque devono prenderli, e chiaramente, voglio dire, al sud con la crisi si possono prendere soldi fino a un certo punto e soprattutto se ne possono reinvestire ancora meno, perché il riciclaggio è un altro grave problema, certo, quindi per necessità di cose. Certamente. Con il decreto spazzacorrotti però si dovrebbe andare in carcere, no? Sì. È sicuro che uno va in carcere, almeno così si dice, dice che è retroattivo, che non prevede norme, va in carcere anche chi ha patteggiato, chi ha seguito il rito abbreviato. Ma molti magistrati come lei e molti anche avvocati penalisti non sono tanto d'accordo, perché dice si impingueranno ancora più le carceri. Ma non è per questo, non è per questo. Il problema è che innanzitutto voglio dire, insomma, il problema del carcere, insomma, andrebbe visto in maniera complessiva, insomma, individuandolo effettivamente, cioè trovando forme diverse di detenzione. Di detenzione o comunque di espiazione della pena. Ma il punto fondamentale è un altro, cioè voglio dire, qua prima di diciamo, scontare le pene bisogna essere condannati. Certo. E il sistema non, diciamo, garantisce la possibilità di un processo che arrivi praticamente alla condanna dell'imputato colpevole. Certo. Insomma, questo è. Quindi, allora, innanzitutto bisognerebbe fare delle norme acceleratorie del processo.
Poi il problema del carcere viene visto troppo in maniera, come dire, di soddisfazione collettiva. Cioè, secondo me, voglio dire, l'imputato, una volta che viene condannato, voglio dire, non fa più il pubblico amministratore, perde il posto, restituisce i soldi, poi va anche in carcere, non è che non devi andare in carcere, va anche in carcere. Ma quella non deve essere una vendetta collettiva, cioè voglio dire... È una cosa giusta, insomma. Quindi io questo... Invece che cosa succede? Succede che nel sistema attuale, poiché i processi non vengono fatti... Accusatio e inquisizio, se lo ricorda. Esattamente. Quel bel convegno a Santa Maria con la Presidente Casella. Certamente. Dico, siccome i processi non vengono fatti... Io là l'ho conosciuta, passato questo guaio. Sì, se lo ricordo, quel relatore che non la finiva più, non me lo ricordo. E lei molto cautamente si allontanò un po' dell'altro, perché era impossibile, un'ora solo lui parlava, era un relatore, ma non lo nominiamo, ma lei ha capito, non lo conosco, non lo facciamo neanche individuare, però mi è rimasto impresso, e però lì l'ho conosciuto, ho avuto questo onore. No, comunque dicevo che per fare tutto bisogna farli i processi, se i processi non si fanno di che parliamo? È giusto, è proprio così. Infieri sarebbe anche non solo la spazza corrotti che ci sta, ecco, lo spazza clan. Perché il ministro dell'interno dice che i tribunali devono funzionare e devono notificare le sentenze a migliaia di condannati in via definitiva, e invece dice che passeggiano per la campagna anche clan, rappresentanti del clan, e dice che ci sarebbero 12.000 personaggi di questo genere. Invece il ministro Bonafede dice no, sono 9.000, sono un pochetto di meno, però non dovrebbero andare in carcere. La situazione della Corte d'Appello di Napoli è migliorata un po', perché io ricordo che il presidente De Carolis diceva sempre quel fatto dell'imbuto, che erano le esecuzioni, erano tutte bloccate là. Invece lui dice che ha organizzato un ufficio piccoletto solo per l'esecuzione delle sentenze, con 4-5 persone di buona volontà, e sta diminuendo. È vero questo fatto? No, insomma, non ne ha notizia. Io di questo non sono a conoscenza. Insomma, so che c'è un problema. Credo che il problema si stia affrontando, sì, e sì, credo che il problema debba essere risolto dall'autorità giudiziaria e non dalla politica, voglio dire. Insomma, credo che, voglio dire, c'è un problema di risorse, no? Diciamo, certo, negli uffici giudiziari. Forse, insomma, sempre pochi cancellieri, poche... Sarebbe il caso che ce li dessero queste risorse, insomma. Come l'ha detto in tono un po', diciamo, arrabbiato? No, dico, insomma, sarebbe anche arrivato il momento, si parla, diciamo, ora praticamente, diciamo, decine, cioè migliaia di... dipendenti del ministero andranno giustamente in pensione per la quota 100, ma non è che, diciamo, non è che sono stati ancora sostituiti. Perché i concorsi non si fanno. No, esattamente. E questo è perfetto. Il problema. Parliamo un poco della legittima difesa, così ci capiamo un poco meglio. La legittima difesa ormai è legge dal 18 maggio del 2019, quindi pochi giorni fa. La legittima difesa, si parla soprattutto di quella domiciliare, perché è quella che interessa più i cittadini, perché oggi le rapine avvengono in tutte le ore del giorno, della notte. Anticamente si ricorda, vabbè, lei è giovane, io sono più diversamente giovane, avvenivano quando nell'estate, quando uno andava fuori, nei matrimoni, si facevano i matrimoni e rubavano tutti i regali, o nei funerali. Adesso rubano anche con le persone dentro, anzi meglio, perché li bastonano e sanno pure dove è la cassaforte e hanno le informazioni. Ecco, dice che la difesa è sempre legittimo, quindi articolo 52 modificato, quello 55 pure, perché prima, quando uno si difendeva, veniva sempre accusato di eccesso colposo o di legittima difesa. Adesso la punibilità è tolta, perché dice uno c'ha il turbamento, e certamente ce l'ha il turbamento, vedersi minacciato in casa sicuro, ma il turbamento, e qui si inserisce il magistrato. Il magistrato deve decidere la gravità del reato. Questo turbamento c'è stato o non c'è stato? Com'è stato questo? Allora, guardi, io le voglio dire questo innanzitutto, di gente, diciamo, l'idea che uno... Perché se no qua andiamo a sparare, come sì, se appunto, fosse, cioè l'idea che io, per esempio, diciamo, possa sparare
per vendetta, cioè per punizione, su quello che ha tentato di entrare in casa mia e che si sta dando alla fuga, chiaramente è un'idea che non ha cittadinanza nel nostro Stato. È impossibile pensare a una cosa del genere. Quello è un omicidio, diciamo così. Non è un omicidio in legittima difesa, è un omicidio senza legittima difesa. Al di fuori di questi casi, io non, diciamo, onestamente non ho notizia di situazioni in cui gente, con la vecchia legge, gente che per esempio si era trovata i ladri in casa di notte e che aveva sparato e li aveva uccisi, siano stati condannati, sia stata condannata e sia andata in prigione, ma neanche condannata. Quindi, diciamo, qual è in realtà la funzione di questa norma di cui si è parlato tanto? Si dice è quella di non fare, io codifico quello che è lo stato di turbamento, dico, in quanto così non faccio avere più processi alle persone. Sì, è vero che saranno assolte, però comunque, diciamo, io non glielo faccio avere il processo, non glielo faccio proprio avere. È ingiusto che lo abbiano. Non solo sono state, come dire, costrette a difendersi, ma devono anche avere il processo. Ma anche questo è un problema che non verrà risolto in questo modo, che un processo ci sarà sempre. Cioè un processo, sempre in mano al magistrato, un processo tendente a verificare se quel fatto è avvenuto o non è avvenuto in condizioni di legittima difesa è indispensabile. Quindi, insomma, francamente io credo che su questa storia della legittima difesa si sia troppo, diciamo, parlato. Io però vedo un problema. Un pericolo. Vedo un pericolo. Cioè vedo il pericolo che, di cui ora cominciamo a avere. Perché uccidere, diciamo, molto facilmente, sparare molto facilmente... Può essere un incentivo. No, è comunque incentivo, per esempio, potrebbe essere incentivo a vendette. Allora, oggi assistiamo, per esempio, a casi in cui persone che si sono rese responsabili di omicidi, diciamo, per legittima difesa, usciti, diciamo, chiusi il processo a loro carico, senza conseguenze, dicono, la mia vita è cambiata, non lo farò mai, ma perché non lo farò mai? Perché chiaramente questi entrano oramai in una spirale, diciamo che è una spirale perversa. Come faranno a sapere loro domani mattina che i fratelli di quello che è stato ucciso non pongano in essere una ritorsione? È chiaro. Certo. Oppure, quale sarà per esempio, oggi che i ladri entrano in casa, vabbè, oggi il ladro entra in casa, ma oggi il ladro entra in casa, diciamo, e diciamo, porta la pistola in una parte limitata dei casi, se sa che uno lo può sparare sicuramente, diciamo, con molta facilità, magari sarà portato a portarsela. Certo. E sicuramente sarà più abile il ladro a sparare che non il derubato a fare la stessa cosa. Quindi, insomma, questi sono problemi che sono delicati, diciamo, che vanno al di là della polemica politica e che sostanzialmente, voglio dire, poi producono i loro effetti negli anni successivi. Che insomma, poi va a finire sempre nelle mani dei magistrati e sono grattacapi per voi. Certo, ma questo è sicuro. Perché è ancora... Non c'è dubbio. Dammi factum, dabo tibidius, dammelo per bene il fatto, dammelo chiaro. Chiaro, il fatto. Infatti, questo è. Questo è il fatto. Io per esempio non saprei, io ho il terrore delle armi, come ci si difende? Niente, così, secondo me nulla è cambiato. Probabilmente così è. Allora, signor procuratore, volevo dire, abbiamo assistito a furbetti del cartellino che non finiscono mai, furbetti pure a Napoli, noi recentemente all'ospedale di Sessaro Lunco abbiamo avuto un caso di un medico, di un chirurgo, che aveva organizzato un bel gruppo e quindi si passavano tra di loro mutuo soccorso, invece di fare il soccorso ai malati, se lo facevano tra di loro. E adesso si è scoperto anche i furbetti dell'anti-racket, cioè sono delle società che invece di sostenere la persona vessata da racket e usura, magari accompagnarla alla denuncia, magari accompagnarla a quel fondo che è una cosa farraginosa per raggiungere, si costituiscono parte civile. Un avvocato dice che
così si era organizzato e siccome si hanno dei soldi quando uno si costituisce, si possono richiedere dei soldi, ha fatto la fortuna sua. Come si placano queste persone? Perché i furbetti normali li abbiamo placati, per modo di dire, con la legge Madia. Si calmano. Come si placheranno questi qua? Si calmano applicando la legge, cioè insomma voglio dire, è chiaro che nel momento in cui emerge che una situazione del genere, poi il giudice deve comunicarlo al pubblico ministero che inizia, diciamo, tutta una serie di attività investigative nei confronti di questi soggetti. D'altra parte, voglio dire, è anche giusto che in qualche maniera lo Stato appresti un qualche ristoro per chi è vittima di reati di mafia, anche per indurli a denunziare, no? Insomma, eccetera, eccetera. Sì, purtroppo è vero, questo insomma è una materia che si presta a delle speculazioni, però insomma una società che funziona è una società che fa leggi che si prestano a speculazioni ma che riesce a evitare le speculazioni. Questo insomma è... Cioè, ci vuole la legge e la controlegge. Bravo, esattamente. No, ci vuole anche la capacità di applicarla veramente la legge. Perché anche quella legge Madia, sì, si prendono i furbetti dal cartellino ma escono come i funghi, perché poi si dovrebbe anche applicare a quelli che non controllano. Certo, non c'è dubbio. E neanche quelli si controllano. Infatti. Ma dico io, le leggi se uno non le fa e poi dopo non le rispetta, che si fanno a fare? Ma questo è un problema molto italiano, insomma. Diciamo, solo italiano? Beh, prevalentemente, come si dice, latino. Ah, latino. Latino. È latino. Allora, signor procuratore, lei va di fretta perché ha un grosso impegno e io la seguo perché diciamo sono ossequiosa nei suoi confronti e quindi non voglio farla arrivare in ritardo. Le ho detto il motivo della mia diciamo della mia intervista, era di complimentarmi con lei per il fatto di aver assicurato quei diciamo uomini che non sono uomini che hanno fatto del male a una bimba di 4 anni e quindi sono molto felice per lei e da napoletana diciamo spero. Grazie. Si ricorda quel fatto di Rapulillo, c'era un parroco nel 79, quindi insomma lei era piccolino, 79, e disse, ci fu un agguato di mafia brutto di Camorra e morì un bimbo in braccio al padre, mi pare, lo sa lei, no? No. E lui, diciamo, nella messa così era sfiduciato e disse ai napoletani, dice, volete sapere, cioè disse scappate. Invece noi, grazie a lei, perché molti dicono andiamo via da Napoli, poi sì, insomma, si ritorna sempre. Sì, troppo buona. Grazie, diciamo, a lei possiamo sperare, o se no poi soffriamo di napolitudine, come dice De Crescenzi. Ma Napoli è una bella città, insomma, deve una migliorare. Città, d'amore. Straordinaria, sì. Una città meravigliosa. Sì. Allora, grazie per avermi concesso. Grazie a voi, scusate, mi dispiace per la fretta. Diciamo, per la fretta, ma è sempre, diciamo... bello averla, anche se grazie, di fretta, così l'abbiamo più spesso. La prossima volta, va diciamo, bene. Mi intratterrò un po' di più. Ecco, va bene. La ringrazio enormemente, le auguro tante cose belle, buon lavoro. Grazie. Una nuova procura tutta per lei. Vediamo un po'. E va bene, basta. Grazie. Il calcio è finito tanto, quindi siamo a posto. Grazie, buonasera. Buonasera.